ecco in che modo Dio vive. Crea nel suo essere ogni possibile essere, ma non è un essere cattivo, è un essere fondato sul bisogno di bene, sul bisogno di vittoria, sul bisogno di soddisfazione, che da puri bisogni diventano infinite soddisfazioni che non avranno mai fine, nel senso che non porteranno mai a nausea, mai a stanchezza, e sarà una possibilità eterna proprio di superare da parte di ciascuno la sua croce. Ecco, per concludere questo modo di essere di Dio in un figlio, Dio in ogni figlio dà a se stesso la sua croce, ma poi mette in condizione ogni figlio, nella assoluta libertà del suo sentire, di scendere da quella croce e salvare se stesso e salvare insieme a se stesso il Padre che egli ama. Questo dà Dio alla sua stessa essenza, dà modo di esistere nel limite, ma nel modo che vince quel limite. Si determina, ma nel modo che quella determinazione cessa di essere un limite, perché è una croce che diventa vittoria su quella croce. E quindi Dio assoluto, che rischierebbe di esistere come vago, come inespresso, come indeterminato, così è l'assoluto, è indeterminato, si vincola anche al suo esistere determinato. E quando l'assoluto è indeterminato e determinato insieme, solo allora è veramente assoluto, perché non soffre più il limite né della sua indeterminazione né della sua determinazione, perché l'indeterminazione è superata grazie alla determinazione, e la determinazione che determina infinite croci per Dio, una in ogni persona, è una vittoria assoluta su ogni croce determinata. Quindi la trasformazione che Dio ottiene in questo modo è che passa dalla determinazione assoluta a quella infinita, in cui esiste un valore determinato, ma poi quel valore determinato avrà una vittoria infinita nei modi proprio di quella determinazione sulla sua croce, e il vago diventa eterno. Passiamo alla domanda che segue. Il mio amico mi ha chiesto: che tipo di relazione sta tra un'anima di Dio e Dio? E propone anche la soluzione, dice: sta forse in una distinzione? Sta proprio nella realizzazione della abbondanza e sovrabbondanza di vittoria interna a Dio. Dio si mette in condizione di legarsi e poi sciogliersi in modo assoluto in tutti i modi in cui prima si è legato. E quindi è una vittoria veramente assoluta, che consente di distinguere una dall'altra tutte le singole e possibili vittorie fatte da Dio, il valore assoluto, attraverso la distinzione di ogni figlio in cui Dio si è distinto. Ecco, sì, sta in una distinzione proprio tra l'avere tutto vago e indeterminato e dall'avere un poco, ma grazie a quel poco avrai poi non solo il suo opposto, ossia il tanto, ma avuta una vita reale avrai le altre come infinite vite reali. In questo modo Dio vince in se stesso, creandosi una croce in se stesso e vincendo in se stesso infinitamente volte su quella croce.